I tronchetti Provera non approvano la relazione fra Giovanni e Chiara Ferragni. C'entra anche Fedez, perché? Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera ormai fanno ufficialmente coppia, eppure la famiglia di lui non approva l'unione. Perché? Ora spunta il fantasma di Fedez. Cosa sta succedendo? Chiara e Giovanni hanno ufficializzato la loro relazione con amici e parenti, anche se ufficialmente non sono ancora usciti allo scoperto sui social. Nonostante tutto, di recente, i due hanno posato per i paparazzi di Chi, concedendo ai curiosi la prima foto di coppia. A quanto pare, entrambi hanno ritrovato il sorriso grazie alla rispettiva dolce metà, ma qualcosa potrebbe andare storto. La famiglia Tronchetti Provera non approverebbe la storia di Giovanni e Chiara Ferragni. I motivi, inizialmente, avevano a che fare con la popolarità di lei, anche se ora spunta un altro dettaglio, c'entra Fedez. Perché, di recente, il rapper avrebbe lanciato una frecciatina all'ex moglie e al nuovo fidanzato. Cosa ha detto? Già nello studio della Zanzara, che si trova proprio di fronte a Palazzo Pirelli, Fedez non si è certo risparmiato nel dire la sua su Giovanni Tronchetti Provera. Ora, però, la situazione cambia e la dose è rincarata. Le frecciatine sono arrivate in diretta su Real Talk. Che ha fatto il rapper? La famiglia Tronchetti Provera non approva Chiara Ferragni. Questo potrebbe essere il primo Natale in famiglia per Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, ma qualcosa potrebbe andare storto. I due innamoratissimi starebbero trovando qualche ostacolo fra i parenti di lui, che sarebbero alquanto ostici nei confronti dell'influencer di Cremona. I familiari di Giovanni, secondo Dagospia, sarebbero stati molto freddi verso Chiara. I motivi sono da ricondurre ai suoi guai giudiziari per via del Pandoro Gate. Nonostante tutto, comunque, Tronchetti Provera solo pochi giorni fa ha cenato nel ristorante milanese The Wide insieme alla Ferragni e alle sue sorelle, Giada e Ilaria. Queste ultime due hanno raggiunto il fratello per cena insieme ai rispettivi mariti. Martedì 3 dicembre, quindi, i Tronchetti Provera, eccetto i genitori, hanno passato la serata insieme alla nuova dolce metà del rampollo. Ora sembra che piano piano, molto piano, l'ex moglie di Fedez si stia conquistando la famiglia del fidanzato. Ma cosa c'entra Fedez? Mentre Chiara Ferragni, a fatica, cerca di conquistare la famiglia Tronchetti Provera, l'ex marito Fedez le fa uno sgambetto. Di recente, il rapper è stato ospite di Real Talk e ha cantato alcune strofe contro l'influencer di Cremona. Nel testo, oltre ad attaccare lei, ha fatto anche qualche riferimento a Giovanni. Cosa ha detto? Fedez ha sottolineato che l'ex moglie si sia avvicinata al rampollo della nota famiglia facoltosa guardando il suo patrimonio, prima dei suoi sentimenti. C'è da scommettere, dunque, che in casa Tronchetti Provera non abbiano preso bene questo genere di esternazioni, non essendo affatto abituati agli attacchi dall'esterno. Di seguito, comunque, le strofe integrali cantate da Fedez a Real Talk Italy. Non vedi che è tutta scena, non vanno controcorrente. Prendi tutta la scena, non fai il mio conto corrente. La base della piramide aspira a arrivare all'apice. Dall'alto verso il basso arrivano piogge acide. I vostri giudizi nostalgici dei miei inizi. L'unico artista italiano spiato dai servizi. Osservo i miei nemici dentro la cronologia. La politica, la scena, la chiesa, la polizia. Il tuo rapper preferito stava nella mia agenzia. L'ho visto uscire da un buco come in ginecologia. Ogni rima che si intreccia apre una breccia, porta Pia. Sei un uomo piccolo, sei una microspia. Ho iniziato questa M asterisco asterisco da che tu eri un'ecografia. Quando Emi Schilla era Emilietto e Gali era Fobia. Rapper facce da poker vanno contro i TikToker, con il pezzo del momento famoso grazie ai TikToker. Ho pensato di varcare le porte dell'amore, ma stavo solo bussando sulla soglia del dolore. Più ci rifletto e penso che forse è tutto sbagliato.
Ogni ca asterisco asterisco o della mia vita diventa una caso di stato. E non mi stupirebbe se un giorno vedessi Mirta Merlino fare un servizio sul mio ca asterisco asterisco o depilato. Il lusso di una libertà che non ti puoi permettere, ma devo ammettere che il giornalismo fa riflettere. Gente che non sa scrivere che intervista, gente che non sa parlare per gente che non sa leggere. Aprite quella porta e non aprite quella bocca. Ogni popolo si merita il regime che sopporta. Carriere che durano il tempo di un lip sync, tapparsi occhi, orecchie e naso per arricchirsi. A furia di chiudere gli occhi ci dimentichiamo di quanta fatica abbiamo fatto per aprirli. Ringrazio tutti i miei fans che mi hanno votato. Quest'anno al Phantom 0RT0 quanto sono quotato. Sul trono in cui ero seduto ero tutto sedato. Ho fatto la dolce vita ma a me piace il salato. Ratti immacolati, le fogne dei piani alti, ma meglio pregiudicati almeno sai chi hai davanti. Giornalista schiavo libero hai scritto un gran bell'articolo. Corsa per lo scoop, la gente si ferma al titolo. Milano brucia, uno stupro ogni 20 ore, Beppe Sala un influencer con la fascia tricolore. La politica richiede, il giornalista provvede, priorità di, sto paese, farsi i ca asterisco asterisco i di Fedez. Magistrato antimafia che mi ha fatto dossieraggio, arrestatemi per spaccio, vuoi una dose di coraggio? Non me ne frega un ca asterisco asterisco oh, lo so che ho un caratteraccio. Ultimamente faccio schifo, come muschio selvaggio. Ho visto cose deep che però non racconto, ma ho capito, sì, cos'è andato storto. Mafia, politica governano lo stesso mondo, si fanno la guerra o si mettono d'accordo. Io e il capo della curva, ci chiamavamo, non sapevo fosse reato avere un rapporto umano. C'è stato pure un ministro che gli ha stretto la mano. La polizia chiede un fit? Noi non collaboriamo. Fai cagare a rappare compra una bella recensione. Hanno messo a libro paga un magazine di settore. Io ho ascoltato una canzone scritta dal suo fondatore. Fai cagare come rapper e come intervistatore. Dichele, va bene, mi vorresti boicottare. Ti rubo le ginocchiere, tu smetti di lavorare. Intendevo che fai i b asterisco 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 ini e non critica musicale, lì in mezzo siete cretini e le devo pure spiegare. Dimmi ne vuoi ancora, ti offro un caffè, Sindona, sono un marcio di zona, la Digos dice che mi adora. Vuoi un faccia a faccia per farmi la bua? Ho visto la morte in faccia, mi ha fatto meno schifo della tua. Sono tornato nel prime, sono in stato di grazia.